Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io mi chiamo Alessandro Zugno e sono fotografo e videomaker professionista. In questo video vi fornirò 7 utili consigli su come fotografare i cocktail. Fotografare un cocktail non è semplice. Abbiamo dei bicchieri che sono in vetro, che è una superficie altamente riflettente, quindi bisognerà stare attenti a come andremo a posizionare le luci e come andremo a illuminare i cocktail. Inoltre bisognerà scegliere lo sfondo migliore, la base migliore, bisognerà anche preparare il cocktail nel modo giusto. Inoltre bisognerà pensare anche allo styling del cocktail, quindi aggiungere magari dei pezzettini di arancio, delle foglioline di menta, quindi un sacco di cose a cui stare attenti. Il primo consiglio è piuttosto semplice: utilizzate dei bicchieri puliti, quindi pulite prima il bicchiere con acqua, asciugatelo, dopo passatelo con una pezzetta in microfibra per togliere tutti gli eventuali sporco, segni o altro, e quando andrete a posizionare il bicchiere nel set oppure a spostarlo, sempre meglio farlo utilizzando dei guanti in lattice, questo per non lasciare delle impronte sul bicchiere che poi si potrebbero vedere nella foto finale. Il secondo consiglio è decidete prima quale tipo di ghiaccio usare. Potete utilizzare il ghiaccio vero, quindi quello fatto anche nel vostro freezer di casa, però lo svantaggio è che quel ghiaccio si scioglie in fretta e quindi dovrete essere rapidi per fare la foto. Oppure potete utilizzare il ghiaccio finto. Questo per esempio l'ho preso su Amazon. Diciamo che è un buon tipo di ghiaccio in acrilico, non si scioglie, quindi resta sempre lo stesso, solo che come si nota tutti i pezzi sono più o meno gli stessi. Non c'è molta varietà e quindi chi ha un occhio esperto magari nota che è ghiaccio finto, però è comodo perché resta nel drink senza sciogliersi e quindi avrete tempo per fare lo styling, per sistemare le luci. Oppure sul sito Tangrove, vi lascio il link in descrizione, potete comprare del ghiaccio finto in cui ogni pezzo è stato intagliato a mano, quindi ogni pezzo sarà diverso da un altro, costa parecchio, diciamo un pezzettino di ghiaccio può costare anche 80-100 euro, però è sicuramente il top, quello usato dai fotografi food più al top. Terzo consiglio, le guarnizioni che utilizzate per abbellire il drink, meglio farle con frutta e foglioline di piante che siano fresche, quindi per esempio potete comprare una piantina di menta, una piantina di rosmarino e raccogliere appunto quelle foglioline che vi servono per la guarnizione quando vi serviranno. Non fatelo prima perché sennò le foglie appassiscono e danno un aspetto un po' smorto al drink. Consiglio extra: appena raccogliete questi rametti di piante, immergeteli subito in una ciotolina con acqua e ghiaccio in modo che resteranno freschi più a lungo. Quarto consiglio: quando andate a versare il drink nel bicchiere è meglio utilizzare un imbuto, perché se lo fate direttamente con lo shaker rischiate di spandere in giro, di fare schizzi sul set che siete stati magari ore e ore a preparare, fare lo styling. Con un imbuto sarà semplice buttare il drink solo nel bicchiere. Quinto consiglio: fate attenzione ai riflessi della luce sul vostro bicchiere da cocktail. Questo perché essendo in vetro i bicchieri riflettono qualsiasi cosa, soprattutto le fonti di luce. Non occorre eliminare del tutto questi riflessi della luce, in quanto aiutano a dare un senso di tridimensionalità del bicchiere. Per essere certi di non avere dei riflessi fastidiosi sul vostro bicchiere, vi consiglio di posizionarlo lateralmente a una finestra. Se questa è illuminata direttamente dal sole, meglio chiudere le tende o posizionare un pannello diffusore. Sesto consiglio: provate a fotografare i drink con una fonte di luce posizionata dietro, così non avrete dei riflessi fastidiosi sul bicchiere in vetro. Inoltre, specialmente per i cocktail che sono colorati, una fonte di luce dietro li fa risplendere quasi, li rende più vivi. Settimo e ultimo consiglio, ma solo per coloro che vogliono portare le proprie foto di cocktail a livello successivo, vi consiglio di utilizzare una miscela di acqua e glicerina 1:1 e spruzzarla con uno spruzzino. Esistono vari tipi di spruzzini che danno appunto gocce di dimensioni diverse. Spruzzarla sul bicchiere dove andrà il cocktail, quindi utilizzate magari lo scotch di carta per coprire la parte inferiore, la parte superiore. Questo per creare una condensa finta che resterà per molto tempo sul bicchiere, dandovi quindi modo di allestire il set, sistemare le luci, eccetera. Questo va fatto soprattutto se utilizzate il ghiaccio finto, perché non essendo freddo non formerà la condensa. Spero che questi consigli vi saranno utili la prossima volta che andrete a fotografare un cocktail. Ora non vi resta che cercare su internet qualche ricetta di cocktail strano e fantasioso. Taggatemi pure sulle vostre foto di cocktail che pubblicate su Instagram. Mi trovate come Alessandro Zugno, fotografo. Se questo video vi è stato utile, lasciatemi pure un like, iscrivetevi al mio canale e buona bevuta!